allenatori le cambiano in continuazione, quindi vi racconteremo realmente il live dei giocatori che sono stati schierati in quel momento. E dunque andiamo subito a raccontarvi quella che è la finale che assegnerà il quinto posto all'Universal Yacht Cup 2018. Ancora la fase della rimessa da parte del gioco, con il tiro in questo caso da parte della formazione tedesca. Intanto il portiere dell'Empoli che va al rinvio. A centrocampo c'è Amk che perde il pallone, ancora l'Empoli nella zona mediana del rettangolo di gioco. Avete visto il giocatore Giulio Pezzano, ancora allerta di Berlino su questa azione per vie centrali. Attenzione, c'è l'Empoli, prova a ripartire con la fase della ricostruzione del gioco, ma il Berlino, allerta di Berlino, date l'intervento duro ai danni del giocatore Matteo Toci, per l'abito tutto regolare per Casali di Carrara. Attenzione perché Lumma ha arretrato il passaggio, ancora sale Veluz, questo contrasto nella zona mediana del campo. Attenzione, l'entrata abbastanza rude da parte di Diego Ferrazza al primo richiamo ufficiale della partita. Calcio di punizione per l'Erta Berlino. L'arbitro come conta i passi. Dunque, formazione di Berlino che va al calcio di punizione. Calcio di punizione. Portiere dell'Empoli che va a piazzare la barriera, un po' di testa, attenzione, e poi la sfera di gioco che va oltre la linea di fondo campo. Sempre 0-0, partita che è iniziata da poco. Dalla bandierina allerta Berlino, palla per Amk, fermato poi ancora Veluz, esce palla al piede il giocatore Martino Ragghianti dell'Empoli. Ancora il Berlino con Amk, palla che viene ben giocata, traversone subito di Kovic, spazza la difesa dell'Empoli. Il portiere Mertens alleggerisce il pallone, poi non c'è il controllo preciso parte del giocatore del Hertha Berlino. Sempre 0-0, non ha un controllo felice Diego Ferrazza, poi imperiosa la chiusura nelle retrovie di Tommaso Rugani. Attenzione all'Empoli, gioca molto bene con Matteo Toci, poi dietro ancora Rugani. Attenzione adesso a Nicolò Baldini, ancora Rugani, esce in maniera imperiosa, palla al piede, apre il gioco ancora con il giocatore Andrea Orlandi. Vedete la bella giocata di Orlandi, poi c'è il tiro scoccato da Giulio Pezzano. Palla che va alta sulla traversa, c'è l'Empoli subito che prova il primo acuto della partita. Il punteggio è sempre di 0-0.
intanto si va a dissetare. Il giocatore dell'Empoli. Siamo sullo 0-0, amici telespettatori. Stamattina l'Empoli ha battuto il Manchester 1-0, invece l'Hertha Berlino 6-3 il Torsi. Ancora dietro giganteggia Tommaso Rugani. Poi a centrocampo vedete come fraseggiano benissimo i giocatori toscani con il giocatore Matteo Toci. Ancora Matteo Toci, andate l'ultimo tocco, poi ancora l'Hertha di Berlino che prova a giocare di rimessa. C'è la bella giocata adesso di Diego Ferrazza. Palla all'indietro, ancora Rugani, prova a salire, palla al piede. Ancora l'Empoli, vedete come tiene bene il pallone la formazione di due allenatori, Spanò e Sacca. Prova a infilarsi nelle maglie avversarie proprio il giocatore Martino Ragghianti. Sono gli applausi del pubblico di casa, naturalmente schierati per la formazione toscana che insieme alla Sampdoria sono entrate nelle prime 8 squadre della classifica. Sampdoria è in lizza per il terzo quarto posto, l'Empoli per il quinto sesto. Un grosso risultato su 64 compagini. Sempre 0-0. C'è Nicolò Baldini. Tommaso Rugani all'indietro. Prova a salire l'Empoli con il gioco in ricostruzione. Ancora l'Hertha di Berlino, palleggia in mezzo al campo. Vedete la bella giocata di Kovic, ancora Kovic, prova ad andare Kovic, la palletta in mezzo e poi il colpo di testa di Rugani che manda la palla in calcio d'angolo. Ottimo ancora la giocata, ottima la giocata di Kovic. Sta facendo vedere numeri d'alta scuola. Arriva il calcio di punizione, anzi calcio d'angolo. L'abito è andato a richiamare l'ordine in area di rigore. Alla bandierina Kovic. Palla pericolosa, attraversa tutto lo specchio della porta. Difesa dall'Empoli. Sempre 0-0, amici telespettatori. Gara molto tattica, attenzione, calcio di punizione da posizione invitante per l'Hertha Berlino. Qui un'entrata un po' scomposta, fuori tempo del difensore dell'Empoli sul centrocampista dell'Hertha Berlino. Ha procurato questo calcio di punizione da posizione invitante per l'Hertha Berlino. Sul pallone vediamo Soilu. Non sarà lui a calciare. Diamo soprattutto esecuzione, il tiro, la sassata, il gol! E il gol dell'Hertha Berlino con il giocatore Kennemin che va a segno, il gol di Kennemin. C'è un'incertezza del portiere dell'Empoli che prende gol sul primo palo e soprattutto non riesce a tenere la palla ferma. Andiamo a rivedere, vedete il portiere Diego Glielmi sorpreso dalla conclusione. Dunque 1-0, Kennemin sblocca il risultato al decimo del primo tempo. Dunque Kennemin porta in vantaggio. L'Hertha di Berlino. Ancora l'Empoli che ha pagato caro prezzo quel fallo, quella disattenzione al limite dell'area. Dunque Kennemin ha portato in vantaggio
l'erta di Berlino, una bella sassata su calcio di punizione. Il portiere non è esente da colpi naturalmente. Palla che probabilmente lo ha ingannato essendo passata sotto la barriera e quindi ha visto la palla all'ultimo. Poi secondo noi gioca anche contro soli il portiere, quindi una serie di componenti lo hanno comunque messo non nella migliore condizione di poter vedere il pallone. Ora prova a salire, palla al piede, Matteo Egan, attenzione Matteo Egan, buona la sua giocata, Matteo Egan palla all'indietro, prova a salire l'Empoli con il giocatore Lorenzo Bagnoli, fermato, ancora l'Empoli, c'è Rugani, Rugani prova a salire, palla al piede, ancora Rugani, ancora Rugani, prova a fare tutto da solo, fermato dalla difesa dell'Erta Berlino. C'è l'Empoli ancora in avanti, l'errore nella fase della ricostruzione da parte del Berlino. C'è l'Empoli adesso, palla al piede con Nicolò Baldini per vie centrali. C'è ancora una volta il capitano Andrea Orlandi che offre spunti di alta scuola con giocate importanti. La rimessa laterale è per l'Erta Berlino. Ancora lì in mediana. Che Lumma sta offrendo una buona prestazione fino a questo momento. Guardate la fuga sulla fascia di Soilù. Ancora Soilù, ancora Soilù. Guadagna la rimessa laterale l'Erta Berlino. Gli applausi del pubblico presente sugli spalti per la bella giocata dell'Erta Berlino. Era una rimessa lunga e così farà nel mucchio, poi Rugani di piatto alleggerisce la sfera di gioco, poi prova a salire, palla al piede, ancora l'Empoli con il tiro di Matteo Egan che non va a bersaglio, naturalmente era troppo defilato. Ancora l'Erta di Berlino prova questa conclusione, questo cross che poi finisce in calcio d'angolo. L'Erta Berlino pericoloso quando si sviluppa l'azione sulla fascia sinistra. Trova sempre quei due giocatori in grado di fare la differenza e allora dalla bandierina l'Empoli, l'Erta di Berlino, calcio d'angolo, il colpo di testa in torsione da parte di Liam Kennemin. Pronti due giocatori a entrare sul rettangolo di gioco per l'Erta Berlino. Stanno entrando Goetz e Meligiubi. Ancora l'Empoli. Adesso l'Erta Berlino. Attenzione! L'Erta Berlino fa gol! Il 2-0! Il 2-0 dell'Erta Berlino! Il 2-0 dell'Erta Berlino proprio con il nuovo entrato Goetz, che trova il gol del 2-0. Paga cara la disattenzione l'Empoli e Goetz recupera il pallone, trafigge il portiere dell'Empoli per il 2-0. L'andiamo a rivedere, mette la bella giocata sulla fascia, poi questa indecisione, arriva Goetz, il piattone, che gol ragazzi. 2-0 per l'Erta Berlino. Sta mettendo una seria ipoteca sul quinto posto finale. Uno-due micidiale dell'Erta Berlino che vuole subito chiudere il match nella prima parte. Ancora l'Empoli, c'è Egan che insegue il pallone ma non riesce a trovarlo, che la palla è troppo lunga per essere giocata. Ora c'è un cambio, l'angolo di gioco, entra un altro giocatore dell'Erta Berlino. Attenzione ancora la ripartenza di Goetz, è entrato benissimo in partita,
sta facendo già la differenza, giocatore di livello superiore. I due allenatori stanno facendo giocare un po' tutti i propri effettivi della rosa. Attenzione, palla nel mucchio, ancora l'Empoli, adesso prova a uscire, palla al piede, c'è il piattone a servire Ceccherini, ancora Ceccherini, vedete come va a recuperare la sfida di gioco Christopher Ceccherini, è stato il goleador della partita di quest'oggi contro il Manchester. Attenzione, ancora l'Erta Berlino, l'azione, il traversone con il destro, poi arriva il tiro, attenzione, ancora l'Erta di Berlino, questa volta c'è il portiere sulla sfera di gioco, sulla traiettoria, e riesce a far sua la sfera di gioco. 2-0 per l'Erta Berlino, attenzione, ottima prestazione da parte della formazione tedesca in questa finale per il quinto sesto posto. Ancora l'Empoli al centrocampo, c'è ancora Ceccherini, ancora una volta la formazione toscana paga le disattenzioni nel corso della match. Primo gol, l'errore del portiere, il secondo una disattenzione della difesa che ha messo sui piedi di Goetz la palla del 2-0. Attenzione, sale palla al piede Lorenzo Bagnoli. Rugani, stavolta vedete, perde il pallone Rugani, ancora Goetz, entra nella Goetz, poi serve al centro la corrente Šacik, e qui poteva tirare da solo, ha peccato di altruismo il giocatore del Berlino, però in quel caso anziché servire al centro aveva l'autostrada davanti a sé, poteva calciare a rete. 2-0 per l'Erta Berlino in questi primi, questo primo tempo, in questi primi 20 minuti di gioco. Siamo per arrivare nella fase finale del primo tempo, ricordiamo sono 20 minuti di gioco per ogni set. Attenzione con l'Erta Berlino che adesso va alla rimessa laterale. Erta Berlino che ha superato lo shock della mattinata quando è stata battuta 6-3 il Torsi 6-3, ma aveva nella giornata di ieri dato la sensazione di cedere qualcosa uscendo appunto dal podio, e dunque oggi è una squadra sicuramente in grande spolvero, soprattutto perché anziché disunirsi, naturalmente l'Erta di Berlino era una di quelle squadre candidate al titolo, alla vittoria finale di questo torneo, e invece oggi l'Erta di Berlino sta dimostrando di essere una squadra con gli attributi. Attenzione, la fuga sulla fascia di Amk, siamo sul 2-0, pochi minuti al termine del primo tempo. Il punteggio è sempre Erta Berlino 2, Empoli 0. Stiamo assistendo a una grande partita ancora. Erta Berlino che ha il possesso del pallone, ce l'ha con Meligiubi, ancora lì Soilu, messa laterale, il controllo da parte di Todorovic, ancora l'Erta Berlino nella metà campo dell'Empoli, ancora Goetz, ancora Todorovic con l'esterno, che cosa fa Todorovic? Ancora lì il recupero da parte di Šacik, all'indietro il tiro di Goetz scagliato sulla schiena, poi Ceccherini provato a recuperare la sfera di gioco, ancora l'Erta di Berlino, guardate come gioca, il tiro che va alto sulla traversa da parte di Kovic, gli applausi che sentite sono tutti per lui.
la bella giocata, il controllo, la palla che va alta sulla traversa e qui finisce il primo tempo con l'Hertha Berlino in vantaggio 2-0. E dunque, secondo tempo che inizia in questo preciso istante, amici telespettatori. L'Empoli è sotto di 2-0. Prova subito fuga sulla fascia Matteo Egan. C'è Rugani. Quella l'Empoli che vuole provare a rientrare in partita. Ha tutte le capacità per farlo. Ancora Marco Centoni nell'ammucchio per Christopher Ceccherini. La palla tra le mani del portiere Gush. In fallo laterale. Sempre 2-0 per l'Hertha Berlino. Ancora palla in mezzo l'area di rigore dell'Hertha Berlino. Attenzione, il tiro questa volta da parte del capitano Andrea Orlandi, palla alta sulla traversa. Ancora sulla fascia, bella giocata di Amos Meligiubi. Ancora l'Hertha Berlino con Sciacic, poi Orlandi. Apertura del gioco, c'è la chiusura di Kovic. Ancora l'Hertha Berlino che va naturalmente al recupero del pallone. C'è l'Empoli in mezzo alla zona nevralgica del rettangolo di gioco. Il portiere che va al rinvio lunghissimo. Prova a salire ancora la difesa dell'Empoli. Palla in verticale per la corrente Egan. Orlandi prova il suggerimento preciso, questa volta non va a bersaglio Giulio Pezzano. Palla alta sulla traversa e vediamo il direttore di gara che va a dire qualcosa. All'allenatore dell'Hertha Berlino vorrei di aver detto qualche cosa che all'arbitro non è piaciuta e allora gli ha detto la prossima volta va fuori. Casali è il classico arbitro che fa applicare alla lettera il regolamento e noi aggiungiamo fa anche bene. Ancora l'Hertha di Berlino, guardate la bella giocata di drop e poi l'intervento rude di Marco Centoni che aveva comunque trovato il timing giusto per fermare l'avversario. È entrato in maniera maschia, in maniera decisa anche sul pallone. L'arbitro invece ha valutato gli estremi del calcio di punizione dell'intervento non corretto. Però avete visto la presenza fisica, la decisione di Marco Centoni. Il giocatore si è messo in evidenza nel corso del torneo. Calcio di punizione per l'Hertha Berlino con Soilù. Palla nel mucchio. Attenzione a Sciacic. Poi c'è Rugani, vedete come suggerisce il passaggio Rugani. Palla ancora verso Ceccherini. Grande prestanza fisica per Ceccherini. Recupero del pallone per l'Empoli. Ancora l'Hertha Berlino che gestisce molto bene il possesso del pallone. Vedete come c'è aggressione al centrocampo da parte dei giocatori dell'Hertha Berlino quando i giocatori dell'Empoli cercano di fraseggiare. C'è sempre il raddoppio di marcatura o addirittura vanno in tre su colui che porta il pallone. Ancora Ceccherini. Ancora l'Hertha Berlino.
questo passaggio di prima, prova a galoppare Meligiubi alla meglio il difensore dell'Empoli, che poi subisce il fallo da parte un po' del giocatore Meligiubi. Calcio di punizione già battuto da Rugani. Sale l'Empoli, c'è il break a centrocampo dell'Erta Berlino. Ancora abbiamo visto Matteo Tocci, l'assist Tocci, poi arriva un calcione involontario danni di un avversario, ma ripetiamo involontario, che il giocatore dell'Empoli è andato con la gamba alta, il giocatore dell'Erta Berlino ci ha messo la testa e il tedesco ha preso una pedata sul naso, però naturalmente del tutto involontaria. Lo ripetiamo e lo risottolineiamo un'altra volta. Attenzione, il traversone, il colpo di testa che non va a bersaglio, l'ottimo cross da parte di Matteo Egan che non viene seguito dal proprio compagno di squadra. Allora riparte l'Erta Berlino, ancora l'Erta Berlino, la travolgente azione di Kenneman per il giocatore dell'Erta Berlino, Šacik, che trova il 3-0. L'Erta Berlino si porta sulla 3-0, la grande giocata di Kenneman, anzi di Todorovic, che smarca perfettamente Šacik. Andiamo a rivedere, guardate Todorovic, vedete la pennellata, il taglio, l'intuizione, poi con l'esterno sinistro arriva Ames Šacik che gonfia la rete, 3-0. Attenzione amici telespettatori, l'Erta Berlino cala il tris, l'Erta Berlino cala il tris, 3-0, spettacolo qui al Necchi di Forte dei Marmi. L'Erta Berlino sta ipotecando il quinto posto. Ancora l'Empoli vuole il gol per riaprire la partita. Ancora squadra della Germania che prova giocata con Goetz, palla nel mucchio, ancora l'Empoli in affanno in difesa, poi Todorovic aveva provato la giocata per liberare il suo compagno, allora stavolta viene chiamato in causa Gosch. Dall'altra parte sale la difesa dell'Erta Berlino con Goetz, anzi Meligiubi per vie centrali. C'è Todorovic, cosa ha fatto Todorovic? Pazzesco, ancora Meligiubi e il diagonale in due tempi il portiere, poi allontana la difesa dell'Empoli con calma, giocano la palla a terra, fanno bene i ragazzi di Spanoi, di Sacca a gestire così il pallone. Ancora Meligiubi, il forcing della squadra, va a segno Meligiubi. Che gol ragazzi, che fiondata, ha trovato il 7 con il sinistro, palla che gonfia il 7, l'incrocio dei pali, 4-0, la gioia incontenibile di Amos Meligiubi. Meligiubi trova il gol del 4-0 e dunque il grande gol, la grande giocata di Meligiubi. Dunque Erta Berlino 4, Empoli 0, risultato che ci sta tutto fino a questo momento per quello che ha fatto vedere la formazione tedesca, che avrebbe segnato praticamente 10 gol in due partite, nelle ultime due partite. E allora andiamo a seguire anche questa traversa presa in pieno, centrata dall'Erta Berlino che stava per fare manita. Ancora l'Erta Berlino a centrocampo, la rigiocata dell'Empoli,
giocatori stanno provando ad andare via e poi c'è il fallo proprio commesso dal centrocampista dell'Empoli, Gabriel Bergantino. Il calcio di punizione per l'Empoli, dunque l'arbitro alza la mano per l'esecuzione del calcio di punizione con l'Empoli a centrocampo che va alla gestione del possesso del pallone. Ma vedete come aggrediscono i giocatori dell'Hertha Berlino, come fanno bene i giocatori dell'Hertha Berlino. Quella Todorovic, una serie di finte sul posto, poi il traversone per vie centrali, ancora l'Hertha Berlino che non riesce a concludere con Šacik. Ancora Todorovic, guardate come si porta a spasso gli avversari e poi guadagna questo calcio d'angolo. Gli applausi scroscianti. Siamo solo al decimo minuto del secondo tempo, già 4-0 per l'Hertha Berlino. Guardate la traversa e poi non riesce lo stesso Meligiubi a chiudere il match e arriva il gol del 5-0. Il 5-0 per l'Hertha Berlino che sta dilagando. Il 5-0, un gol da palla inattiva, vedete il cross di Meligiubi, poi sbuca di testa il giocatore Pastov che trova la quinta rete. Pastov, dunque 5-0, pesante parziale per l'Empoli, ma l'Hertha Berlino sta dimostrando di essere squadra spietata in attacco, sta praticamente realizzando tutte le azioni che le stanno capitando. Da Berlino, vedete come va in pressing ancora l'Empoli, sembra tutto facile, sembra riuscire tutto ai giocatori tedeschi che la vanno in contropiede, vanno in contropiede ancora con Pastov, palla nel centro dell'area di rigore, difende l'Empoli, ancora dietro l'Hertha Berlino, palla è giocata ancora dai tedeschi. Visto dietro Veluz come abbia fino a questo momento interpretato al meglio il ruolo del difensore centrale. Ancora l'eleganza di Lum. Lum è un giocatore molto attento, molto preciso. Nella zona mediana del campo c'è l'azione a centrocampo ancora dell'Hertha Berlino che prova a spingersi, ancora Pastov ha provato l'1-2, Pastov ha ancora il pallone tra i piedi, è inseguito da un giocatore dell'Empoli, poi Pastov illumina il gioco, ancora Pastov va sul fondo e qui arriva il portiere Francesco Versari che è entrato nella ripresa al posto del giocatore Diego Glielmi. Arriva il calcio di punizione per l'Empoli. Ancora l'Hertha Berlino che vedete come va da in pressing. L'errore dell'Empoli che quando sente la pressione soffre oltremodo le giocate degli avversari. È entrato in campo Kennemin, sua entrata in campo scandita dagli applausi. Giocatore sicuramente di grande livello Kennemin, insieme a Todorovic è la stella di questa squadra. Ne stiamo apprezzando anche altri giocatori, stiamo componendo formazione titolare dell'Hertha Berlino. Squadra scorbutica da affrontare, squadra gioca sempre palla a terra, in questo caso anche nello stretto vedete con eleganza riescono sempre a uscire palla al piede, ancora per vie centrali
c'è Lerta Berlino, guardate Todorovic, bravissimo questo ragazzo. Ancora Meligiubi, il controllo con il sinistro, rientra sulla destra, anzi no, fa tutto con il sinistro, avete visto. Poi c'è Todorovic, ancora la giocata di Amk, stavolta sbaglia la circolazione del pallone la formazione dell'Erta Berlino. Dunque 5-0 Gosch. Ancora sale palla al piede proprio Meligiubi, l'assist perfetto verso Pastov. Pastov ha la meglio ancora una volta con il suo diretto marcatore, ancora Meligiubi. Meligiubi alza la testa, poi vedete come rientra sul piede suo preferito, ancora Lert in slalom il giocatore Amk. Ancora Amk prova a entrare con la palla in area di rigore, viene fermato, poi il dai e vai parte dell'Empoli in avanti. La chiusura della difesa dell'Erta Berlino, c'è l'azione in rimessa da parte dell'Erta di Berlino con Todorovic, viene fermato a centrocampo, poi c'è Amk, gestisce il pallone. 5-0 il parziale per l'Erta di Berlino sull'Empoli. E allora arriva la palla ancora nella zona difensiva dell'Empoli, che viene poi braccata, vedete, nel suo disimpegno l'Empoli, poi la rincorsa, guardate come sono freschi i giocatori dell'Empoli, dell'Erta di Berlino. Qui siamo sul 5-0 per squadra di Berlino. Così va a conquistare il quinto posto, meritato naturalmente per tutto ciò che ha fatto vedere in questo torneo. Ora si fraseggia nel mezzo del campo. Attenzione, ancora Lert Berlino nel possesso del pallone. C'è Gosch che si avventura in questa giocata con i piedi, lascia palla al piede Lerta Berlino, poi c'è un fraintendimento tra due giocatori, dunque la rimessa laterale è per l'Empoli. Due minuti scarsi al termine di questa finale, quinto sesto posto, con l'Empoli sotto di 5 gol. Attenzione, andiamo sempre a seguire l'avanzata dell'Erta Berlino, provato a sfondare per vie centrali, è ancora implacabile la difesa dell'Empoli in questo momento, forse ha trovato le giuste contromisure agli avversari, troppo tardi aggiungiamo noi, però nell'Empoli sicuramente spicca la prova di Tommaso Rugani. È stato personalità, ma tanti ragazzi come Matteo Egan ad esempio, e dunque avranno sicuramente la possibilità di misurarsi in altre occasioni con propri coetanei, sicuramente dimostrare ampiamente il proprio valore. Attenzione ancora all'Empoli, il taglio, il tiro che attraversa tutta l'area di rigore, tutto lo specchio della porta del Berlino, ma finisce a fondo campo. Ancora l'Empoli che ha preso coraggio nei minuti finali della partita, mancano proprio 60 secondi alla termine, poi salvo il recupero, ma naturalmente è l'Erta Berlino che conquista il quinto posto. Attenzione a Kennemin, attenzione all'Erta Berlino, cicca la palla Cicic, palla alta sulla traversa. Potrebbe essere stata questa l'ultima occasione della partita per l'Empoli, per l'Erta Berlino. È andata a realizzare
5 reti, attenzione a Todorovic, la giocata di Todorovic, mamma santa, i marziani, Todorovic, che gol ragazzi, mamma mia, Todorovic, che giocatore, ha fatto una gran giocata e qui Todorovic fa saltare tutto il Necchi di Forte dei Marmi per l'eleganza, la bellezza di questa giocata. 6-0, 6-0, finisce qui la finale per il quinto e sesto posto con l'Hertha di Berlino che conquista il quinto posto. Le reti, ve le andiamo a ricordare, Ken Minghez, Shashik, Meli Giubi, Pastov e Todorovic, che proprio al ventesimo del secondo tempo, guardate la bellezza di questo gol, guardate l'eleganza, il gol stupendo da parte di Todorovic che manda in visibilio lo stadio Necchi di Forte dei Marmi. 6-0 finisce così.